vista target. Pacco di sopra. Ti ho visto. Un team? No. Silver Horn. Quello che ha ucciso me. Questo qui è quello che ha ucciso me, te lo giuro. Shish. Cheat. Mi ha ucciso. Cazzo di shifty, down. Mi ha ucciso perché cheat, non perché. Ciao a tutti ragazzi, sono Red Black e oggi siamo in questo nuovo video qui nei Survival Games e oggi siamo in questo post commentary in cui da come potete aver letto dal titolo, non mi vengono le parole, siamo in questo video alquanto speciale possiamo dire, perché voglio trattare in questo post commentary, in modo tale che riesco a farlo con più calma, di un topic che mi è stato consigliato da un fan ed è un topic veramente veramente interessante, ossia la mia storia su YouTube. Perché? Per chi non lo sapesse, questo non è stato il mio primo canale, ma ne ho avuto un altro, sempre Red Dead Black, dove facevo grafica, che poi ho lasciato per il gaming, di 2000 iscritti. E uno prima ancora, che ho avuto quando ero piccoletto, che ce l'ho avuto per pochi mesi, perché poi mi ero rotto. Quindi, direi di partire un attimo dal principio. Partiamo, era in data, l'anno non me lo ricordo, però comunque era il primo liceo. Essendo questo 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, era tipo il 2012, no? Se non sbaglio, primo liceo 2012, avevo 13 anni perché io sono un anno avanti, quindi adesso devo andare in quarto liceo. Comunque, in primo liceo, verso Natale se non sbaglio, forse pure qualcosettina prima o qualcosettina dopo, non mi ricordo, aprì un canale che adesso non sto a dirvi il nome perché mi vergogno alquanto di quel canale, dato che avevo una voce da bambino piccola piccola, ancora ogni tanto vorrei risentirmela. E in quel canale andavo a trattare all'incirca, possiamo dire, giochi sui Pokémon, perché ne ero tanto appassionato, sul computer facevo queste guide che registravo, oppure facevo giochi su Inazuma Eleven per la Wii, che però era troppo divertente perché lo registravo con la fotocamera, mettevo tipo la scarpiera, la spostavo davanti alla TV, accendevo la fotocamera, spegnevo tutte le luci, registravo, mettevo con lo zoom in modo tale che si vedesse solo lo schermo, me ne studiavo tutte, stavo io accanto al lago, ogni tanto guardavo se andava bene, giocavo e mi divertivo, piaceva pure abbastanza. Ok, il massimo di iscritti che avevo fatto all'incirca era sui 30 iscritti, mi sembra, 40 massimo 50, non mi ricordo, era una soddisfazione enorme per quell'età, però comunque mi piaceva e mi divertivo. E facevo ogni tanto anche video con un mio amico di classe, che poi però comunque verso l'estate ho lasciato totalmente quel canale e sono stato poi per tutta l'estate e metà anno del secondo liceo senza YouTube per caricare video per il mio canale, però comunque guardavo i video di tutti gli altri YouTuber che ancora guardo. E sinceramente non mi ricordo la sensazione di non avere un canale, perché ormai è da un po' che non la provo, sia un annetto e mezzo, no, un annetto e qualche mese che non la provo. E quindi è una situazione alquanto particolare, non mi ricordo proprio la sensazione di non caricare video, non avere quella pressione o quelle soddisfazioni e stare tranquillo soltanto a guardare quello degli altri. O cosa facevo nei pomeriggi, se non sbaglio nei pomeriggi guardavo tutti i video degli altri, studiavo robe del genere, no? Adesso non me lo ricordo, troppo tempo. E poi siamo arrivati a dicembre del secondo liceo, quindi 2013, e 2013... o terzo, no, mi sembra che secondo liceo, sì, ok, sì, secondo liceo 2013, stavo a Londra a Natale. E cosa ho fatto? Avevo già intenzione di riaprire un canale e trattare di giochi in particolare che mi piacevano, volevo portare Scribblenauts e volevo portare una serie montata di Minecraft e queste cose così, la grafica non ce l'avevo proprio in mente. E allora non trovavo un nome, mentre stavo in albergo stavo giocando, perché molti me l'hanno chiesto come è nato il mio nome, stavo giocando sull'iPad a questo gioco di macchine che si chiamava Real Racing 3 tipo, e dovevo loggare con l'account dell'App Store. Allora dovevo fare un account mio e mi sono messo Rider, perché comunque Rider è quello delle corse, e Black perché il nero, perché non lo sapesse, è il mio colore preferito, quindi è venuto in totale poi Rider Black. E ci ho pensato un po', ho detto, comunque non è brutto come nome, Rider Black suona pure bene. Quindi quando poi sono tornato a casa ho subito aperto il canale e all'incirca verso aprile ho caricato il mio primo video. Però prima di aprile, ossia io ho caricato il mio primo video, che era una serie di Minecraft moddato, Amusement Pack, che era troppo bella quella serie, su Minecraft SP mi ricordo ancora.
e l'avevo caricato quando già avevo 30 iscritti, perché all'incirca un mesetto prima mi ero dedicato alla grafica, dato che non avevo i requisiti, non avevo neanche i soldi per comprare la grafica da uno youtuber che faceva grafica, che mi piaceva troppo, che si chiamava Cyber Hornet. E ora non lo seguo più, mi dispiace, però lui mi piaceva veramente veramente tanto, si può dire che era il mio idolo, il mio maestro, e prendevo spunto da lui e mi facevo le mie grafiche, che comunque non erano bruttine, però erano da persona che aveva iniziato. E quindi piano piano poi avevo iniziato pure a fargliela ad altri youtuber, tipo uno youtuber che aveva 500 iscritti, che mi stava parecchio simpatico. Gli avevo fatto la grafica e mi aveva dato questo sponsor, che mi passò quindi questi 30 iscritti, possiamo dire, ricevetti questo sponsor. E da lì poi partì, caricai il mio primo video, caricai anche, avevo portato Amusement Pack, avevo portato anche South Park, The Stick of Truth, che era troppo bella quella serie, sicuramente la maggior parte di voi l'avranno pure vista, ma era veramente veramente bella come serie. Questi sono tutti i ricordi che mi passano nella mente, che era proprio figa come serie quella. Adesso dovrebbe uscire pure il secondo, se voi volete il secondo, dato che vi ringrazio per i like che abbiamo raggiunto nel video di Clash of Clans e anche per quello delle top 5, se adesso che vado a prendermi la webcam oggi, se non sbaglio, mi... voglio comprare il prossimo South Park, che non mi ricordo come si chiama, appena esce, perché porco due raga, io ve lo porto, non mi frega niente, è troppo bello come gioco. E quindi per coronare la storia del mio canale, poi avevo iniziato anche a portare queste grafiche su Photoshop, che faccio vedere tutte le serie di banner che avevo fatti, e da là piano piano mi sono addentrato nella grafica. Però diciamo che all'incirca per due mesi e mezzo sono stato soltanto con il gaming, quindi avevo portato tutto Amusement Pack e tutto South Park. E poi avevo conosciuto il mio primo amico, che era stato Snipex, che era un motion designer, infatti mi fece lui un botto di intro, e perfino la prima intro, adesso mi sono ricordato, mi ero guardato un tutorial su YouTube di come farla ed era venuta pure figa, cioè proprio talento nascosto. E allora lui mi faceva le intro, stavamo insieme, giocavamo su Survival Games ed eravamo delle seghe impressionanti. Ne avevamo vinto uno in tutta la nostra vita e ci divertivamo. Però infatti avevo portato pure un montage di tutti i fail, perché quando ne vincevamo una. E successivamente poi era arrivato metà giugno, che io ero partito ed ero andato in Puglia per 2 settimane. E in quell'arco di settimane mi ero portato i video pre-registrati, perché perfino lì li pre-registravo, per quanto ero appassionato del canale. Me li ero pre-registrati e li portavo in una chiavetta che li caricavo con internet là dal computer di mio padre. E avevo raggiunto in quel periodo i 100 iscritti, che era un'emozione incredibile. Da lì poi avevo conosciuto un sacco ed ero entrato in un clan di grafica, che poi avevo lasciato. Comunque era il mio primo clan di grafica con Enix, Fanta e non mi ricordo che era Fanta Graphics, che ha quittato, era un grande quello. E iniziai così, quindi poi piano piano sono cresciuto, ho incontrato nuovi amici, Extremity, Pac, Miki Mix, Mikizzo, un sacco di persone che alcune le sento, alcune non le sento più, mi dispiace. E queste sono tutte comunque emozioni, tutti i bei ricordi. Sono felice di parlare di questo topic, spero che comunque vi possa interessare ripercorrere la storia con me. Successivamente poi piano piano sono cresciuto e piano piano portavo grafica, poi mi stufavo, verso i 300-400 ho riniziato a portare il gaming, anche perché portavo un SG una volta ogni morte di papa. Poi ho riportato il gaming attivo, ossia un video ogni giorno, facevo tipo 5 giorni facevo gaming e gli altri 2 facevo grafica. E con la webcam anche, i vecchi video li portavo con una webcam che era parecchio scrausa, e su Minecraft, su delle custom map, ed era veramente carino. Lì ho fatto una marea di iscritti, ho fatto tipo 300 iscritti nell'arco di 2 settimane ed ero veramente felice. Piano piano poi sono salito a 700 e poi ho varcato la soglia dei 1000, dove, per chi se lo ricorda, ho aperto il Design Tournament, che quello è stato un torneo veramente veramente figo, dove hanno partecipato un botto di persone. E poi piano piano sono cresciuto sempre di più, collaborazioni, robe di questo, sponsor da... Ho fatto un botto di robe, per esempio Charlie Moon, per tutti quelli che sapete ho fatto l'intro, io ho fatto la texture da Charlie Moon, la texture quando stavo per i 300-400 iscritti gliel'avevo fatta anche a Hitfox, la texture, che l'aveva fatta vedere anche in un suo vecchio vecchio video.
ed ero emozionato ad averla fatta Hitfox. Poi pure con Matteo Fire gli avevo fatto il banner quando avevo tipo 200 iscritti, tipo gli avevo fatto il banner che gli era piaciuto e se l'era messo per un mesetto. E un sacco di robe. Poi sono arrivato al punto che ho cambiato canale e ci ritroviamo qua tutti insieme. Questa è più o meno la mia storia. Ha avuto degli alti e bassi, tante soddisfazioni, tante emozioni, soprattutto grazie a voi. Di questo vi voglio veramente ringraziare per tutto il supporto che mi date ogni giorno. E per questo, sì, ve ne sono grato. Comunque adesso mi sto muovendo per farmi fare anche una texture privata. E niente, comunque. Il video dovrebbe finire a breve, quindi questi ultimi minuti ve li lascio con la musica, che dovrebbero essere veramente pochi minuti. Ci vediamo domani con un prossimo video. Se questo video vi sia piaciuto vi invito a lasciare like, perché raggiungiamo sempre una soglia veramente alta di like e ve ne ringrazio. Un commento pure per scrivere una cazzata, ma almeno mi fate felice perché mi piace colloquiare con voi. Quindi ci vediamo domani con un prossimo video. Da Red Black è tutto, bella. You're a saint and I'm a sinner, I'm a loser, you're a winner. Yeah. When I pick up the flow, you listen, but the people don't know what's written. And the kid might buy the image, but he don't know why he did it. He been on that blinded vision, cause they don't know my intentions. And he might be thinking different, so they might find me offensive. Everybody in the world is greedy, trying to think that life is easy. Yeah. Talk down what I'm thinking freely, better be me, better buy my CD. And you get the picture, that I'm everything you're not. In the world where paper beats scissors in the cut, I let it ride. What the fuck? Better pay attention, kiddo. Work. You might have been around the world, but I've been around they the universe. Say I never come back. Money's on that one track, and I'ma do it how I do it till my heart cracks. They say I never come back. Started out in dead last, so I move it how I move it till my heart cracks. So I move it how I move it till my heart cracks. So I move it how I move it till my heart cracks. Sipping on that NyQuil. I'm tight there with mic skills, but enough of the talk. I'm on that comeback in life still. Trying to work my way up. Yeah, what it's worth is like, wait, you acting all concerned, but inside you never gave a fuck. And I go against the flow because I don't agree. I lost the hope, it's hard to cope because you don't believe. But I get by, get by. I'm proud to be alive but if you never trust yourself, then